Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi proviamo un oggetto molto particolare che trovo anche estremamente utile e simpatico. Questo occhiale, un occhiale molto particolare, stiamo parlando del GX9, un occhiale che ha il suo elemento caratteristico in questa lente frontale dietro la quale si nasconde un sensore CMOS da 3 megapixel che permette di acquisire immagini video in modalità HD a 720 punti. Quindi un occhiale che si presta a degli utilizzi estremi, diciamo che la sua vocazione naturale è quella di essere utilizzato durante lo sport, immagino che si possa indossare durante delle belle sciate durante un percorso in bicicletta, ma volendo anche andando a spasso si può fare delle belle riprese. La qualità video è piuttosto valida, come dicevo, stiamo parlando di un HD a 720 punti con 30 frame al secondo. Cosa interessante di questo occhiale è anche il fatto di avere la visione a 135 gradi, quindi abbiamo tutto sommato anche un discreto valore di grand'angolo. Alcune caratteristiche interessanti di questo occhiale sono anche il fatto di avere delle lenti polarizzate, lenti che abbiamo anche in tre colori: abbiamo questo grigio fumé, abbiamo un azzurro e abbiamo anche un completo trasparente, quindi possiamo anche scegliere di cambiarle. Ah, vedo anche che c'è il verde, sì, c'è anche il verde. Quindi abbiamo quattro lenti nella scatola da poter scegliere. Si possono cambiare anche i colori di queste stanghettine. Se si trova l'arancione eccessivo, si può tornare a un nero abbastanza classico. Quindi un occhiale che può essere utilizzato come occhiale da sole, ma che ci permette anche molto facilmente, premendo il tasto laterale, di avviare questa registrazione. L'occhiale ha degli attacchi convenzionali tipici di un oggetto high-tech, quindi abbiamo uno slot per schede di memoria micro SD che quindi possiamo sostituire molto rapidamente per acquisire tutte le immagini che vogliamo, e una connettività micro USB sia per la ricarica che anche per la connettività con un'altra periferica. Bene, altre specifiche che posso sottolineare sono quelle della resistenza a fino a meno 20 gradi di temperatura per quanto riguarda il freddo, e addirittura a 70 gradi per quanto riguarda il tempo. Questo è il grado di resistenza. La temperatura di esercizio viene indicata invece in meno 5 gradi e più 40 gradi. La batteria incorporata è una batteria da 500 mAh, che chiaramente, se stressata a fondo, non permette grandissime autonomie. Il peso dell'occhiale, che ripeto è un occhiale comunque con delle discrete potenzialità, è di soli 57 grammi, quindi non è assolutamente impegnativo da utilizzare. Il prezzo di questo occhiale è poco oltre i 150 euro, quindi direi che è un divertentissimo gadget che si presta veramente a molti tipi di interpretazioni. Ringrazio la Stockhaus di Corso Sempione a Milano per averci dato la possibilità di provare questo occhiale. Se sarà possibile, vedremo anche di caricare qualche breve immagine ripresa con questo occhiale. Bene, un saluto da Ivan e appuntamento alle prossime recensioni. Qui sono Roberto di PacoDigit e oggi vorrei mostrarvi i video ripresi dagli occhiali Overlook GX9. Questi occhiali sono indirizzati a chi ne fa uso prettamente sportivo, ma in questa videoprova vedremo come riprendono grazie alla videocamera da 3 megapixel situata al centro degli occhiali.
Come potete vedere, gli occhiali hanno un ampio campo visivo che, a seconda delle informazioni rese dal produttore, è di 135 gradi. Potremmo notare infatti all'estremità quasi un effetto tondeggiante, un piccolo difetto che però non, a mio avviso non compromette troppo l'utilizzo di questi occhiali.